sono te, ma dal 2033. Se tutto è andato bene, il sistema di comunicazione dovrebbe inviarvi questo ologramma. Proprio adesso, in questo momento. Ho solo 2 minuti di tempo, non posso andare oltre. Tu ti stavi chiedendo cosa sarebbe successo fra 10 anni. Alcune cose erano prevedibili, come la crescita dell'intelligenza artificiale. Oggi è onnipresente e ha reso il lavoro dello stampatore, del grafico, del commerciale molto molto più efficiente. Abbiamo risolto pure i problemi etici. Dal punto di vista della stampa, state tranquilli, state veramente tranquilli. Non c'è un prodotto che non sia creato o personalizzato in base alle richieste di ogni tipo, non solo nella decorazione, ma anche nei materiali o nei servizi. I prodotti costeranno sempre meno e le esperienze saranno il motore della nuova economia. Sono temi che fortunatamente abbiamo sviluppato in tutti questi 20 anni nei vari seminari che ha fatto lui, sempre io comunque. E la realtà virtuale e quella aumentata oggi sono diventate parte integrante della nostra realtà. Ci sono degli occhiali che tu indossi, come questi che ho io, che consentono di vedere delle cose, informazioni, di lavorare, di studiare, di comunicare solo usando gli occhiali. È un po' come il mondo fisico e quello digitale si fossero interconnessi tra di loro. Con tutti questi progressi tecnologici abbiamo dovuto affrontare nuove questioni etiche e sociali. La privacy è diventata una grande preoccupazione proprio perché c'è un continuo accesso ai dati personali. E tra l'altro stiamo cercando di bilanciare la dipendenza dalla tecnologia con il bisogno della connessione umana. Come da tua richiesta, voglio lasciare a tutti voi alcuni consigli. Il primo indispensabile suggerimento per voi che mi sentite è quello di restare curiosi ed estremamente adattabili. Non fermatevi mai di studiare, sperimentate, 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 mantenendo un equilibrio tra la vita reale e la tecnologia. Ricordatevi che le scelte di oggi avranno un forte impatto sul vostro futuro. Non dimenticate mai di coltivare le relazioni umane, sono fondamentali, fondamentali anche qui nel 2033. E ricordatevi che in un mondo di abbondanza l'unica cosa che manca è l'attenzione umana. Il nome mio è naturalmente del Giovanni del presente, che sono sempre io. Ringrazio tutti voi per questa attenzione, la voglia di conoscere che avete dimostrato in questi 20 anni e che dimostrerete nei prossimi 10, reimmaginando il vostro lavoro che rimane sempre quello di far gioire i vostri clienti, delle meraviglie che siete in grado di fare. Dobbiamo prenderci cura di quell'avvenire che è già in noi, ma che trascuriamo perché abbiamo paura di ciò che non conosciamo. Ci sono persone che fanno di tutto per andare a prendersi qualcosa che nessuno prima è mai riuscito a raggiungere, senza lasciarsi fermare da chi dice che è impossibile. Alcuni di voi già lo fanno. Ed esorto chi è titubante a non guardare il profitto immediato, ma seguire il proprio cuore e buttarsi in nuove pazze avventure. Credo che il tempo della nostra connessione sia finito e io ritorno nel mio futuro nel 2033. Ci rivedremo come oggi, ma fra 10 anni con la certezza che conoscendo il cambiamento lo affronterete da vincitori. Grazie a tutti voi.